Bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Come sempre io sono Andrea e oggi ho un avvertimento per voi. Preparate i vostri ombrelli perché tra poco pioverà digitalmente. Adesso vi spiego. Il nostro reparto video spesso si imbatte in immagini a cui bisogna dare un senso e magari vi capita di avere delle clip che per voi magari non significano molto, ma che utilizzate nel contesto giusto possono darci ottimi risultati. Per esempio, prendiamo questo caso: durante una giornata di test all'aperto i nostri videomaker hanno realizzato questa ripresa con il drone, ma ovviamente la luce non era il massimo per fare una panoramica. L'abbiamo messa un po' accantonata, diciamo, pensando magari in futuro potrà tornarci utile, e infatti è successo. Per un progetto dovevamo realizzare un'introduzione in cui serviva mostrare una giornata piovosa, ed ecco che una ripresa che molti avrebbero scartato si rivela utilissima per concludere un lavoro. Certo, manca la pioggia, ma siamo qui per questo. I programmi per effetti visivi offrono una miriade di soluzioni creative e sta a noi trovare quella che più si confà alle nostre esigenze. Per esempio, qui dobbiamo far piovere. Partiamo inserendo un effetto particellare e lo trasformiamo in qualcosa che assomigli un po' a dei fiocchi di neve. Poi regoliamo la forma in modo che non sembrino, insomma, tutti uguali. Direte: sembra tutto meno che pioggia. E avete ragione, ma state calmi che ci arriviamo. Adesso, la pioggia che cade su un vetro ha soprattutto le gocce che colano all'ingiù, e anche queste le faremo da zero. Le disegniamo in maniera molto grossolana, con un lungo rettangolo e un ovale al fondo. Poi sfumiamo un po' la cima e mettiamo il movimento. E ora andate e moltiplicatevi. Oh, ok, sono veramente tante. Va bene, sembra veramente la cosa più lontana dalla pioggia, me ne rendo conto, ma fidatevi di me. Ora, le gocce per natura non hanno questo movimento così dritto, ma zigzagano un po', quindi utilizziamo l'effetto spostamento turbolenza per dargli quel movimento un po' ondulato che fa l'acqua su un vetro. Adesso vedete che è il momento di trasformare questo proprio in gocce di pioggia. Attiviamo l'effetto vetro sulla nostra inquadratura in modo che le forme che abbiamo creato sembrino in rilievo, vedete? Adesso, giocando un po' con i settaggi, sembra già un po' più dell'acqua. Adesso invertiamo l'effetto e andiamo ad aggiustare la densità di queste gocce primordiali, diciamo. Vogliamo anche far vedere di più che sta piovendo, quindi vogliamo sfocare anche la nostra inquadratura in modo che le gocce rimangano in primo piano. Quindi andiamo a fare un movimento che le farà passare da primo piano in secondo piano, in modo che vedremo prima le gocce e poi l'inquadratura, come se dalla telecamera stessimo aggiustando il fuoco in pratica. Magari ancora un'aggiustatina alle gocce, ora che le vediamo da vicino, ci sta. Usiamo le curve per modificare forma, estensione e movimenti, e poi andiamo a giocare con il raggio sfocatura per aggiustare appunto l'inquadratura. Che cosa ci manca per concludere? Beh, ovviamente il vetro. Mettiamo l'immagine di un vetro per simulare la finestra. Ok, questo è veramente sporco, scusate, non l'ho lavato. Vabbè, tocchiamo un po' le curve, lo aggiustiamo un attimo ed ecco voi il risultato finale.